Ciao a tutti, siamo qui nel laboratorio di Isola Vicentina di Michele di Mr. Food e oggi volevo presentare il radicchio rosso. Il radicchio rosso è un ortaggio tipico della stagione. Oltre che mangiarlo crudo, abbiamo deciso con Michele di fare un sott'olio. Sì, infatti oggi vi faremo vedere il radicchio rosso e la lavorazione di questo ortaggio. Andiamo a pulire la parte della radice e lo andremo a tagliare in quattro pezzi per mantenere sempre un pezzo bello importante e che a livello gustativo sia giusto per mantenere la sua qualità. Vi ricordiamo inoltre che noi facciamo prodotti sempre artigianali a chilometri zero, preservando appunto il sapore e il valore organolettico del prodotto. È senza glutine e senza conservanti e viene messo all'interno di un vasetto di vetro, appunto per andare a impattare il meno possibile sull'ambiente. Il radicchio è conosciuto per la sua amarezza e la cosa che mi ha fatto sorridere è stata una signora da Como che è entrata in negozio. Lei non voleva assaggiare il nostro trasformato e quando l'ha assaggiata è stata sorpresa dal gusto e dalla dolcezza del radicchio e una curiosità, ne ha portato via 10 vasetti. Ci sono tanti modi di fare il radicchio e passo la palla a Michele. Con questo radicchio si possono fare delle insalate buonissime, logicamente. Dopo si può fare cotto da risotto come contorno vicino a un pesce. Possiamo utilizzarlo anche per compensare la parte quando facciamo delle carni alla griglia e ai ferri, con la sua parte acida, dolce, appunto per sgrassare il palato e renderlo più piacevole. Ringraziamo Michele per gli ottimi consigli. Sapete che sia il fresco e il sott'olio lo troverete sempre nel nostro punto vendita a Zuliano.